Ciao a tutti, amici, benvenuti in questo nuovo video. Allora, mi sa che siete un pochettino storti, vediamo un po' se vi posso regolare. No, so io che sono storta. Comunque, salve. No, vedo che la videocamera è un po' in bilico, allora io per correttezza mi metto così. Comunque, niente, questo è il video dei prodotti finiti. Ho finito alcuni prodottini in questo periodo, non ne voglio accumulare troppi perché altrimenti vi faccio i soliti video di anni e anni luce e quindi andiamo a prendere la busta e iniziamo a vedere che cosa c'è dentro. Allora, iniziamo da lui che è il deodorante della Dermomed. Allora, io vi dissi un po' di tempo fa che questi deodoranti della Dermomed non li riuscivo a trovare, erano economici, però io non li trovavo. Poi andando in un comune supermercato di quelli un pochino più forniti, sono riuscita a trovare non solo questo, ma anche quello famoso no, anzi, quello là all'argano l'ho trovato addirittura dal negozietto cinese. Quindi, insomma, si trovano finalmente. L'ho addirittura finito e questo qua è la profumazione Talco Iris. Questa profumazione ve la straconsiglio, è buonissima, è veramente buona. Tra l'altro sa di borotalco, ma a chi non dovesse piacere il borotalco, è talmente piacevole che è anche un po' fiorita, ecco. Vi dico che è una profumazione buonissima e tra l'altro regge parecchio e veramente per 1 euro io penso che quasi sicuramente lo ricomprerò. Adesso insomma sto un pochettino in una situazione di smaltimento prodottini proprio in generale, quindi non l'ho riacquistato subito, ma penso che lo riprenderò a breve. Andiamo avanti. Altro prodotto che ho finito. Questo è un prodottino di una collezione estiva della Lidl, praticamente della marca Sien. Molti di voi sicuramente riconosceranno questo barattolo. Era in tre, mi sembra, profumazioni: c'era quello rosa e quello azzurro, se non erro. Io ero fan sfegatata di quello rosa. Ne ho comprati tre. Sì, tre. Me ne è rimasto ancora uno da finire, gli altri due li ho finiti. Era praticamente quello in schiuma. Questo qua invece era quello là al profumo di, vediamo un po' se c'è scritto. Comunque, rabarbero con una leggera nota di vaniglia praticamente. Allora, io la vaniglia non è che ce la sentivo tanto, a me sembrava più che altro, non so perché. Mi dà proprio la sensazione del profumo della pera, tipo pera cotta. Avete presente la pera, pera e cannella, tipo una cosa del genere? Tra mela e cannella, pera e cannella, insomma, quell'odore dolciastro del tipo di frutta cotta. Non ve lo so spiegare, solo io posso fare questi viaggioni mentali. Non vi preoccupate che sniffo solo bagnoschiuma, niente di particolare. Andiamo avanti. Questa è la shower cream, è molto sfiziosa come tipo di prodotto secondo me, perché è una schiuma che voi vi mettete sul corpo e vi risciacquate e devo dire che lasciava la pelle pure abbastanza idratata. Quindi, signori della Sien, cortesemente, se potete insomma anche rifarmi ritornare questo ogni tanto, insomma, io lo so che voi vi riproponete. Ancora. Devo andare veloce perché sono sempre lenta. Queste striscette per il viso della Dealo, queste mi servono per farmi il mio meraviglioso, famosissimo baffo alla Sanchez. Voi lo sapete che il mio baffo è abbastanza ribelle, quindi insomma io lo devo prima distrarre, poi con un colpo lo devo insomma fare fuori perché sennò insomma lui si fortifica, lui ha una vita a sé. E quindi mi serve qualcosa che insomma mi aiuti e che strappi bene, ecco, in quella zona. E sinceramente, e che poi comunque insomma avendo una pelle molto sensibile non mi lasci proprio i residui, nel senso che mi è capitato con vecchie cerette che se ne venissero i lembi di pelle e ho capito che è passato da poco Halloween, ma
non mi sembra il caso. E quindi queste striscette costano pochissimo, io le ho trovate all'MD, le sto continuando a riprendere, ma sarà questa forse la quinta o la, sì, quinta o sesta confezione. Costano pochissimo, ragazzi, costano 1,20 euro. Sono a base di frutti rossi e vi dico che hanno uno strappo deciso, cioè riescono a, insomma, fanno il loro lavoro, ecco. Però sono altrettanto delicate. Poi ancora, questo era un prodotto della BioPoint che avevo trovato in un giornale. Tu sai, ogni tanto ripropone questi giornali dove mette le uscite, secondo me è una cosa ganzissima. Infatti io sinceramente a volte compro i giornali pure per quello, e secondo me è un bel modo di promuovere i prodotti. Questo è lo shampoo nutrizione intensa per capelli secchi e spenti. Non è biologico assolutamente, ma è un signor shampoo, a me è piaciuto tantissimo. Peccato che i prodotti della BioPoint io non li trovi facilmente, so che poi tra l'altro sono pure abbastanza costosetti, ma e so anche che la BioPoint ha fatto tutta la linea anche corpo, quindi bagnoschiuma, creme per il corpo, se ne sta uscendo con parecchie cosucce buone, e diciamo che la qualità non è male, non è male. La dentifricio della Dentalax, questo è un dentifricio preso dai nostri amici Lidl. Allora, io con i dentifrici della Lidl non ci vado molto d'accordo. Come sapete, insomma, chi mi segue sempre e segue i miei prodotti finiti, io sto combattendo per cercarne uno decente. Vi posso dire che questo qua, versione per denti sensibili, fino ad adesso è uno dei più decenti che ho trovato. Ha, diciamo, un buon sapore quando vi lavate i denti, vi rimane, insomma, quella cosa fresca. Questo Sensitive Plus mi è piaciuto, devo dire. Forse ce la possiamo fare, Lidl, ce la possiamo fare. Non male questo. Poi ancora, ho finito lui. Lui è il contorno occhi della Sien. Io nel vlog precedente a questo video vi avevo detto che sto utilizzando un contorno labbra per le rughette, ma vi avevo anche accennato che utilizzavo un prodotto che andava sotto gli occhi, ma io lo utilizzo anche per il contorno labbra, ed è questo. Io utilizzo questo qua, infatti ne ho finiti, per adesso ne avrò finiti perlomeno 3 o 4 confezioni, tra questo qua alla rosa selvatica e quello là al melograno. Mi piacciono tutte e due in differente mount. Probabilmente questo qua, per quanto riguarda il contorno occhi, mi piace un pochino di più. Costa pochissimo, si trova dalla Lidl, è biologico. Ti voglio bene, ciao. Ok, poi vabbè, quello ve l'ho straconsigliato 50.000 volte. Sant'Angelica mascara. Allora, questo mascara della Sant'Angelica io l'ho presi perché era un mascara che doveva in un certo senso promuovere la crescita delle ciglia, o comunque l'allungamento, l'infoltimento, bla bla bla, una chiave. Nel senso che codesto coso non solo non è proprio sto grande scovolino, sto grande effetto come mascara di per sé, ma in realtà io non ho visto nessuna differenza. Perdonami Sant'Angelica, non è vero che io ho le ciglia proprio sfegate di natura, però mi trovo mille volte meglio con il 30 Days Extension della Kiko, quello, per intenderci, che vi ho fatto vedere spesse volte questo dizionario della Crusca che ogni tanto mi vola. Vi ho fatto vedere molte volte, ed è quello con la confezione dorata. Questo qua, senza infamia e senza lote, ecco, forse un poco di lote ci sta, non mi è piaciuto. Questo è il Serri Sheen Complex mascara allungante, stimola la crescita delle ci... No. Poi ho finito, ultimo prodotto. Che cosa ho scassato qua dentro, non lo so. Comunque ho finito il Dipping Nail Polish Remover della Sien. Allora, questo qua era la versione Summer Edition.
Ora, al di là della versione o meno Summer Edition, se magari me la metti pure a fuoco, ce la fai? Ok. Al di là della versione Summer Edition, che come potete vedere è quasi andata perché la spugnetta è dentro, io l'ho martoriata. Io utilizzo con molto piacere questo tipo di solventi della Sienne. Sono sincera, non sono molto molto delicati sulle unghie, ma a me non stanno dando fastidio, non mi hanno dato problemi alle unghie. Sinceramente, io mi ci sto trovando bene. Vi consiglio, ovviamente vi faccio vedere questo perché ho finito questo, ma vi consiglio il suo fratellino, che è nella, questo è nella, diciamo, collezione permanente dei prodotti Sienne. 1 euro mi sembra 50 e passa paura, ottimo, vi toglie lo smalto in un attimo. Pure questo mi pare che ve l'ho fatto vedere nel video precedente dove mi mettevo lo smalto e insomma vi dico spesse volte che è un ottimo prodotto, sinceramente per il prezzo che ha è veramente buono. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo, che comunque io vi abbia fatto compagnia. Magari se mi mette a fuoco la videocamera, io vi saluto pure. Niente, mi raccomando, se vi fa piacere lasciatemi un pollicino in su, sostenetemi. Attivate le notifiche. Vai a dormire, Rosa, che ora. Attivate le notifiche per ricevere gli aggiornamenti, insomma, di quando metto un nuovo video, se vi fa piacere. È praticamente quella campanella che trovate vicino al pulsantino iscriviti. Poi se premete pure iscriviti a me fa ancora più piacere, ma questo, insomma, questo lo decidete voi, ecco. E niente, vi mando un bacione grande, al prossimo video. Ciao, ci vediamo presto.